Un'autovettura completamente distrutta dalle fiamme nel cuore di Modica. Si tratta di un'Alfa Giulia posteggiata come quasi ogni giorno in via Garibaldi, ma che questa notte è stata completamente divorata dalle fiamme, prontamente spente dai vigili del fuoco, prima che potessero arrivare anche a danneggiare altre autovetture presenti o a coinvolgere gli edifici in zona. Lievi danni anche a un SUV posteggiato subito dopo, e ora si indaga sulla vera natura del rogo. Forse un cortocircuito, forse un atto doloso, magari legato all'attività del proprietario che, come accennato, gestisce un bar in zona. Come si vede da diverse fotografie, il rogo sarebbe divampato dal vano motore del mezzo, carbonizzandolo totalmente per poi propagarsi anche nell'abitacolo. Da capire dunque cosa sia accaduto e cosa abbia dato il via alle fiamme, visto che il mezzo sembra essere stato sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione. Nonostante tutto, non sembrano esserci, almeno finora, tracce di dolo, ma si attende l'esito delle indagini, che potrebbero avvalersi anche di qualche registrazione proveniente dalle telecamere di videosorveglianza. Un episodio simile si era registrato lo scorso anno, quando due autovetture sono state danneggiate da un incendio divampato in via Nazionale a pochi passi da piazza Corrado Rizzone. Anche in quel caso le fiamme si propagarono dal vano motore di una Fiat Punto. Il fuoco però era riuscito a raggiungere un'altra autovettura parcheggiata in zona. Si è tenuto lo scorso 28 marzo presso il polo formativo ed educativo Meter di via Mocini a Pachino l'importante conferenza stampa dell'associazione Meter, fondata da Don Fortunato Di Noto, per presentare i report relativi all'attività svolta dall'associazione nel 2022 in collaborazione con la Polizia Postale Italiana. Dai dati diffusi da Don Fortunato Di Noto è stato evidenziato che il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia continua ad essere sottovalutato, con numeri impressionanti. In particolare nel 2022 si registra un aumento di link segnalati, il raddoppio delle cartelle compresse con materiale pedopornografico e l'aumento dei casi che fanno ricorso al centro di ascolto. Le modalità di scambio di materiale pedopornografico, secondo quanto emerge dal lavoro di monitoraggio svolto dall'associazione Meter, stanno cambiando, e adesso i pedofili prediligono le cartelle compresse condivise e vendute nella massima privacy all'interno di particolari piattaforme. La pedofilia è un crimine organizzato che lucra sulle piccole vittime, ed è quanto ribadito da Don Fortunato Di Noto durante la presentazione del documento. Andando a vedere i numeri nel dettaglio, dal 2002 ad oggi Metre ha inviato 66.856 protocolli ufficiali alla Polizia Postale Italiana e a varie polizie internazionali, tra cui la Polizia Francese e la Polizia Spagnola, con 219.000 link oggetto della segnalazione. Dal 2002 ad oggi sono 2.193 i casi seguiti dal centro di ascolto e 31.213 le richieste telefoniche. Inoltre Meter dal 2014 svolge un monitoraggio continuo di foto, video e mega archivi. Sono più di 25 milioni le foto denunciate, 7 milioni i video e quasi 16 mila i mega archivi. Tutte queste denunce vengono inviate alle autorità competenti e in molti casi anche agli amministratori che gestiscono le piattaforme nelle quali tutto questo materiale viene veicolato e venduto. È inquietante anche la presenza degli abusi su neonati e degli abusi di minori su minori, e come se non bastasse, l'utilizzo continuativo e sistematico dei videogiochi durante il tempo libero genera una tendenza all'isolamento e favorisce il rischio di adescamento. Il report Meter racconta ancora una volta un indicibile fenomeno e soprattutto un'inquantificabile realtà di numeri, di video, di foto, di vittime, che sono i bambini particolarmente, non soltanto nella rete ma anche nella vita reale. E si dà la possibilità di comprendere che dietro quei numeri ci sono sempre delle persone ferite, delle persone che sono state uccise nella profondità della loro vita. Dall'altra parte però abbiamo la possibilità di comprendere che attraverso soltanto un'alleanza, soprattutto con la Polizia Postale, abbiamo avuto l'intervento del dottor Gabrieli, dirigente nazionale, ci permette di comprendere che l'alleanza si fa perché abbiamo l'idea del rispetto della persona e non soltanto delle strutture o delle infrastrutture. L'impegno è comune, l'impegno nasce anche dalla questione che l'informazione favorisce la prevenzione, l'informazione favorisce la formazione, più formazione meno abusi, e noi ne siamo fermamente convinti, e il report di quest'anno rappresenta
in maniera chiara, in maniera visibile, con un impegno quotidiano costante dalla parte dei piccoli, dalla parte delle persone vulnerabili. I centri operativi per la sicurezza cibernetica sono sempre più sul pezzo e impegnati nel contrasto alla pedopornografia online. In tutto questo la collaborazione di associazioni come Meter e le numerose segnalazioni che ci vengono fatte danno sicuramente un valido aiuto alla nostra attività, attività che ormai è sempre più orientata al contrasto dello scambio del materiale pedopornografico sul dark web, e ovviamente la nostra attività è sempre più difficile, quindi abbiamo bisogno di validi aiuti e di un impegno sempre maggiore anche su questo settore. Abbiamo un incremento dei dati dei bambini accolti all'interno del centro Meter nel 2022. C'è stato un incremento sia degli abusi, delle varie forme di abusi, e quindi abbiamo abusi sessuali avvenuti oggi ai bambini e abusi sessuali avvenuti nel passato, perché il centro ascolto accoglie anche degli adulti. E al di là del rischio di adescamento, infatti è in incremento anche quel dato, il dato relativo al rischio online e nello specifico dell'adescamento. Al Teatro Garibaldi di Modica, un omaggio ieri alla poetessa Girolama Lorefice Grimaldi a 300 anni dalla pubblicazione del volume La Dama in Parnaso, avvenuta nel 1723, un testo che raccoglie le sue liriche e sonetti di risposta dei suoi interlocutori, iniziativa promossa da un ampio ventaglio di istituzioni, Fondazione Teatro Garibaldi, Comune di Modica, DM Barone, IME Sicilia, Fondazione Calabrese, Fondazione Grimaldi, Rodari, Unitre, Liceo Classico Campailla, Istituto Alberghiero Principi Grimaldi. La manifestazione è stata coordinata invece dai professori Giuseppe Barone, Marcella Burderi e Lucia Trombadore, che hanno curato le ricerche documentarie archivistiche e si è avvalsa della partecipazione dei giovani attori, lettori del Liceo Classico. 300 anni dalla pubblicazione di quest'opera di Girolama Grimaldi, l'Orefice, La Dama in Parnaso, che è stata una occasione per restituire alla città questo straordinario volume di poesie che ci rivela una donna moderna, una donna attenta ai mutamenti del suo tempo, che non è soltanto una poetessa che parla d'amore, ma è una donna che vive con orgoglio l'appartenenza al suo casato, a quello dei Grimaldi, a quello dei Lorefici, a cui si lega attraverso il matrimonio con Giacinto, e soprattutto una donna che apporta un contributo di genere importante a queste piccole corti, a questo mondo europeo raffinato delle piccole corti di cui fa parte la Contea di Modica, con le sue accademie scientifiche e letterarie, con i suoi salotti, con un patriziato urbano che ci fa capire come noi non siamo stati assolutamente mai periferia, ma centro culturale all'interno di una visione europea e mediterranea della nostra storia moderna. Girolama Lorefice Grimaldi, una donna moderna, letta in chiave moderna. Il percorso nella sofferenza, il percorso nel dolore, fa di questa donna una donna la cui poesia riesce ad arrivare fino in fondo al cuore di chi ascolta. Grazie a questo reprint oggi possiamo tornare a rileggerla e a passarla anche ai nostri ragazzi. Il Parnaso di Girolama Grimaldi, dall'etimo ittita o luvico Parnassos greco. Il Parnaso è la casa, la dimora che lega Uranos e Ghe, il cielo e la terra. Il Parnaso non è un monte qualunque, è un emblema, è un simbolo, è una dimensione, quella di Apollo e delle nove muse.
praticamente la dimensione della cultura, una cultura che non è mai erudizione, che non è mai informazione specialistica, ma che è coltivazione del sé, a 360 gradi, perché Girolama Grimaldi insegna ai giovani di oggi e a tutti noi del 2023, a distanza di 300 anni, che essere Caritas, essere Castali e Sorores, essere Muse di Apollo si può, disciplinando e dominando tutto lo scibile, come le muse sono nove e le muse sono le divinità legate a tutti i saperi, dalla danza, alla poesia, all'astronomia, alla tragedia, alla commedia e quant'altro, così Girolama abbraccia tutti i campi del sapere e in questo è una donna moderna e eccezionale per la sua epoca, nobilissima, coltissima, apollinea, colei che coniuga il lauro di Apollo con la civetta di Atena. Un altro momento importante per Modica, per la cultura, per i Galilei Campailla. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per fare questo spettacolo, in particolare la professoressa Lucia Trombadore, il professore Uccio Barone e la dottoressa Marcella Burderi e soprattutto i nostri ragazzi di prima LB che hanno recitato non solo le loro poesie ma chiaramente anche le poesie di Girolama Grimaldi. E io devo essere sincero, il nostro liceo come sempre si presenta come una fucina di opere interessanti e i nostri ragazzi con le loro poesie hanno dimostrato che le emozioni sono ancora vive anche in un mondo che corre dalla mattina alla sera. E mi auguro che questa riscoperta di questa grande autrice modicana, che è stata diciamo così importante per tutta la cultura di Modica e non soltanto a Modica, continui e soprattutto sproni i nostri ragazzi per riscoprire altri personaggi, in quanto Modica è stata sempre ricchissima di talenti, sia dal punto di vista letterario che storiografico che musicale anche. E quindi ci vorrebbe uno studio attento di tutte queste personalità che hanno costellato la contea di Modica fino ai nostri giorni. Il GAL Terra Barocca ha avviato un ciclo di formazione gratuita per gli operatori degli infopoint della destinazione turistica Enjoy in Barocco, ma anche per gli operatori degli infopoint pubblici gestiti dai comuni o in convenzione. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di migliorare la qualità in informazione turistica fornita dagli operatori ai turisti, nonché di creare una cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza, elementi essenziali per il successo della destinazione turistica che raggruppa i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. Il programma di formazione consiste in 6 incontri durante i quali verranno fornite informazioni e dati essenziali per un'analisi delle necessità dei turisti puntando su un'adeguata capacità di risposta. Gli argomenti trattati saranno diversi e includeranno ad esempio la gestione delle richieste dei turisti, la conoscenza della storia e della cultura locale, la promozione delle attrazioni turistiche e la capacità di offrire suggerimenti personalizzati ai visitatori. È un ciclo di seminari di 6 giornate formative e informative che abbiamo organizzato grazie anche alla disponibilità del professore Platania che è stato coordinatore del Master Plan di Sviluppo Turistico appunto del GAL, che abbiamo voluto organizzare con i centri, con gli operatori dei centri di accoglienza e di informazione turistica a Marche Enjoy in Barocco, ma anche con gli operatori appunto degli infopoint comunali, sia pubblici appunto che privati, con l'augurio naturalmente appunto di creare rete che anche quest'ultimi entrino a far parte appunto del circuito Enjoy in Barocco, quindi della destinazione. È un momento sia formativo che informativo e quindi abbiamo la possibilità di parlare di turismo, di parlare della destinazione, verificare e vedere appunto come gestire il portale di destinazione che ci abbiamo online, ma anche per far conoscere ai centri di informazione turistica tutto ciò che è in cantiere, quindi i progetti che ci sono, quello che si è fatto e quello che si farà appunto col GAL dal punto di vista turistico. Naturalmente ci auguriamo che questi centri e questi operatori comincino a fare appunto rete e che si mettano insieme a collaborare
anche sia dal punto di vista dei servizi, ma anche appunto di vista appunto dell'informazione. Ecco, ripeto, l'augurio è che chi gestisce il castello di Ornafugata magari vada a vendere o vada a proporre appunto la visita a Cava d'Ispica oppure la gita in barca a Punta Secca dove c'è Monte Albano. Questo è il proprio creare rete, quindi oltre alla formazione e all'informazione, l'importante è appunto conoscersi, stare insieme e condividere le stesse strategie di sviluppo. Una lettera ai sindaci dei 12 comuni Iblei avente ad oggetto gli interventi che ogni ente locale e territoriale ha la possibilità di adottare per aiutare il comparto su più livelli alla luce delle previsioni contenute nel cosiddetto decreto milleproroghe, e quella inviata da Confcommercio che ricorda come l'emergenza pandemica ha determinato il sorgere di un nuovo approccio al mondo dei dehors, dove gli spazi esterni non rappresentano più un'appendice dell'attività, ma una vera e propria riprogettazione urbana. Ecco perché Confcommercio Provinciale Ragusa, di concerto con la Federazione Regionale dei Pubblici Esercizi, ricorda che il cosiddetto milleproroghe incide su diversi settori, dalla sanità alle nuove scadenze fiscali, alle autorizzazioni per strutture amovibili sul suolo pubblico e altro ancora. Le misure di maggiore interesse che Confcommercio ha inteso rappresentare ai comuni dell'area Iblea riguardano la possibilità per i comuni di stralciare i contributi locali delle minime cartelle fino a 1.000 euro e la previsione di dehors liberi per bar e ristoranti fino al 31 dicembre di quest'anno. Detta tipologia di agevolazione chiarisce emanenti era stata istituita in periodo di emergenza pandemica al fine di consentire ai titolari di bar e ristoranti di poter lavorare comunque all'esterno dei propri locali di vendita durante i mesi più duri dell'emergenza sanitaria. Con la bella stagione alle porte, ci è sembrato doveroso proseguire con iniziative che sostengano il settore della somministrazione e proseguiremo con determinazione nel vagliare tutte le altre proposte a sostegno dei pubblici esercizi.